potevi vederlo, ma dovevi saperlo. 1300 volte più sottile di un capello. Da un po' di tempo guardo in alto, vedo i tetti con occhi diversi, i tetti vicini e quelli più lontani e persi. Guarda lì, guarda quanto amianto. Siamo circondati e stasera ho un concerto e canto. Arrivo al capannone, vedo il soffitto, il cuore batte, chi sta più zitto. È pieno di onduline eterne, onduline a vista. 1000 persone già ballano in pista. Tutti sanno che c'è, tutti sanno che c'è, tutti sanno che c'è asbesto, pochi sanno cos'è. 10 casse suonano a sinistra, 10 casse a destra. Pareti e tetto vibrano come un'orchestra. Difficile fermare un masso che rotola mentre il tetto si sgretola. E il posto spopola, la polvere scende. Chi difende i ragazzi? Chi ha urlato giustizia? Li hanno passati per pazzi. È passata anche la pioggia, il vento, il sole, la neve. La terra trema, sento la terra che lieve. Tutti sanno che c'è, tutti sanno che c'è, tutti sanno che c'è asbesto, pochi sanno cos'è. Io penso al mio amico Adriano, lo vorrei qui se potessi. E tutti gli operai scomparsi lungo i processi. Adriano l'amianto non sapeva cos'era. Si fidava del suo capo quel giorno di primavera, quando gli chiese di aggiustare un tetto d'Eternit. Un favore in cambio di un piccolo benefit. Adriano mise mano a quella copertura. 20 anni dopo gli hanno detto non esiste cura. La guerra è nell'aria, non appartiene al passato. Io mi inchino ai caduti e a Casale Monferrato e voglio urlarlo al cielo. Tutti sanno che c'è, tutti sanno che c'è, ma pochi sanno cos'è. Cos'è l'amianto, cos'è? La fibra d'asbesto, la chiamavano la fibra dell'oro e del resto. Ne hanno fatti di soldi, ne hanno tolte di vite, come un gigantesco campo di margherite. Sapevano dagli anni 30 e questo spaventa, sicuri dai 60, carta canta. Sapevano ma zitti, dicevano il progresso, mettetelo ovunque sul tetto, ogni cesso è un successo. Guarda il campo laggiù, c'è il fiore di Adriano, vicino il signore che abitava al primo piano. Poi un dottore che mi dice, sai come funziona? No, come funziona? L'amianto non perdona, sono fibre in un mucchietto, ce ne sono milioni. Basta una, si sfarina, vola e va nei polmoni. Basta una, la respiri e non c'è modo di mandarla via. Le cellule impazziscono, è una bomba d'orologeria. Il padrone dove adesso ha preso i soldi è scappato? Dove il sindaco, il prefetto, dove il capo di stato? Siamo rimasti noi e guardati intorno, in Italia se ne vanno 10 persone al giorno. Giustizia per l'Eternit. Bene, ci troviamo in Torre Visconteo. È stato un lavoro d'equipe tra gli studenti e alcuni insegnanti che hanno preparato tutto il materiale grafico e pubblicitario per canalizzare nel modo migliore questo evento. È stato un insieme corale di lavoro che è durato circa 6 mesi. All'interno della Torre Viscontea potete trovare i nostri lavori che sono stati divisi secondo la tecnica utilizzata per appunto realizzarli. Le tecniche che sono state utilizzate sono la tecnica decolino, poi ci sono i lavori su carta pressati e poi ci sono i lavori in studio. Durante il corso dell'anno abbiamo deciso di riprendere il logo del gruppo Aiuto Mesotelioma per riprenderlo nella costruzione del volantino. Tutti sanno che c'è, tutti sanno che c'è, tutti sanno che c'è, tutti sanno che c'è asbesto.